bentrovati a tutti. Oggi ci troviamo a Castions di Zoppola. Ci siamo un po' spostati nell'altra parte del Friuli e siamo in una distilleria, la distilleria Pavura. Penso che la conosciate in molti, ma oggi ho il piacere di essere qua insieme alla parte giovane della distilleria. Isis, Brunoni e Mattia, ovviamente. Io so che Mattia, diciamo che hai iniziato questa avventura per colpa di Isis, vero? O per merito, dipende dal punto di vista. Certo. Ci vuoi raccontare cosa ti è successo che ti ha fatto, diciamo, ritornare e riprendere questo percorso? Certo, allora diciamo che per un breve periodo sono scappato dalle mie responsabilità per esplorare un po' il mondo, dopodiché invece ho capito a un certo punto che quello che volevo fare era proprio tornare a lavorare qui nell'azienda familiare. E ho conosciuto Isis, sommelier, che fondamentalmente mi ha fatto rendere conto anche della bellezza di questo luogo e quindi abbiamo deciso di intraprendere questa avventura assieme, tornare da Londra ad occuparci dell'azienda di famiglia. Bravi, complimenti per questa scelta, grazie Isis. Devo dire che la distilleria è una distilleria storica, una delle più storiche del Friuli. E vedere delle persone così prese nel lavoro, credo sia veramente, così giovani poi, sia veramente importante. E infatti, Mattia, voglio chiederti una cosa: il segreto della grappa Pavura, o i segreti della grappa Pavura, perché so che ce ne sono diversi. Ma se poi te li dico, non sono più segreti. Allora però dai, ti ho pagato bene. Ah, sì. No, assolutamente, li condividerò solo per te. È la vita e lei. Allora, fondamentalmente abbiamo diversi segreti. Uno di questi è proprio, ce l'ho alle mie spalle, l'alambicco storico, uno degli alambicchi funzionanti più antichi d'Italia, ed è uno dei motivi per il quale la nostra grappa ha quel sapore unico, quel tocco che la differenzia da tutte le altre. L'altro è l'acqua che utilizziamo, proprio perché mentre la maggior parte delle distillerie utilizza l'acqua distillata, noi utilizziamo l'acqua di falda. Essendo molto orgogliosi dell'acqua che abbiamo sottoterra, utilizziamo quella che dà corpo, struttura e carattere alla nostra grappa. È un altro modo per differenziarla da tutte le altre. È fantastico, infatti noi oggi abbiamo avuto una fortuna, abbiamo deciso di venire qua proprio oggi che c'era l'alambicco in funzione. È stata una bellissima emozione, lo devo dire. Mattia poi ci ha spiegato veramente molto bene come funziona ed abbiamo sentito dei profumi nuovi e diversi che io non avevo mai sentito. Devo chiedere una cosa anche a Isis, però dai, sei qua con noi, dici perché la gente dovrebbe acquistare la grappa Pavura? Allora, secondo me è un prodotto unico. Io ho lavorato sempre col vino, ma ho scoperto il mondo della grappa proprio con questo prodotto qua. Io oggi sono veramente appassionata, è un prodotto molto versatile, direi, non mi aspettavo. Credo che sia un bel modo di scoprire la grappa vera, quella grappa autentica. Bravi, bene. Cosa possiamo dire ancora? Noi vi salutiamo perché dobbiamo lasciarli lavorare, altrimenti niente grappa per quest'inverno. E approfitto di dirvi che chiaramente se volete degustarla potete chiaramente passare da queste parti, loro hanno una sala di degustazione, fanno degli eventi strabilianti, oppure se non avete tempo c'è il sito Enolike sul quale potete acquistare online o eventualmente in bottiglieria la Vitellegno a Codroipo. Vi saluto, alla prossima!